tutti i progetti che facciamo, a qualsiasi scala sia e a qualsiasi tipo di territorio investano, di solito ci interessa molto uno sguardo contestuale al luogo in cui si inserisce. La rigenerazione urbana è sicuramente un'azione di trasformazione fisica di un territorio che però per noi deve essere necessariamente accompagnata da un processo appunto di ascolto, di ricerca e di coinvolgimento della cittadinanza, perché altrimenti se i due progetti sono slegati probabilmente non arriveranno mai a una sintesi. Quello che crediamo è che il professionista, l'architetto, debba necessariamente dialogare con altre professionalità per poter agire in maniera capillare, in maniera completa. Ad oggi le leggi sulla rigenerazione urbana parlano ancora spesso e volentieri esclusivamente di riqualificazione edilizia, di efficientamento energetico, quando la rigenerazione urbana non può e non deve in nessun modo escludere la parte umana nell'atto di rigenerazione di un ambito di città. Orizzontale è uno studio di architetti, nasciamo nel 2010 qui a Roma, abbiamo studiato tutti insieme all'Università La Sapienza, ci occupiamo tendenzialmente di spazio pubblico, lo facciamo in modalità diverse, varie, attraverso processi di coinvolgimento degli abitanti, quindi di costruzione di comunità, attraverso la costruzione fisica dello spazio, quindi infrastrutture che possano servire alle persone per abitare lo spazio in maniera diversa, in maniera libera, in maniera aperta. È uno studio transdisciplinare, anche se siamo tutti architetti, ma diciamo l'essenza del collettivo è la collaborazione con altre realtà lavorative, quelle che vengono a contatto con noi tramite i progetti, quindi spesso collaboriamo con artisti, comunicatori, sociologi. La nostra pratica attraversa l'arte pubblica, la pianificazione urbana, l'architettura e l'autocostruzione, che ci serve come mezzo per attivare processi, realizzare le nostre opere. Crediamo che abitare lo spazio, trovare dei pretesti che possa essere la costruzione, la condivisione, permette sia di creare un dialogo diretto, quindi scardinare quella distanza tra l'architetto e l'abitante, ma metterli insieme nello stesso tipo di azione, la forma di partecipazione che noi utilizziamo più spesso. Il laboratorio di costruzione quindi serve come sperimentazione di usi possibili, in cui la partecipazione è a tanti livelli, cioè partecipazione nella costruzione dell'oggetto, dell'infrastruttura, che significa da una parte dare un know-how alle persone su fare delle cose e farle insieme e legare queste persone allo spazio, quindi in un certo senso indirettamente fargliene avere una cura. Quando noi creiamo questi laboratori di costruzione si creano dei momenti particolari che attirano anche l'attenzione delle persone che abitano quei luoghi. Trovarsi magari 20 studenti di architettura o degli architetti che stanno sotto casa costruendo delle cose, sei portato ad avvicinarli per chiedergli cosa stanno facendo, quindi è anche uno strumento di ingaggio oltre che di azione condivisa. È mettere in campo delle attrezzature, appunto dei dispositivi che sono a tempo determinato e che quindi vogliamo capire in termini concreti come le persone ne faranno uso. Quindi se potenzialmente questa piazza può avere un indirizzo di ulteriore funzionalizzazione, lo facciamo con una sperimentazione sul campo. Il nostro approccio, specialmente nell'ambito dello spazio pubblico, oltre a quello di governare la costruzione, condividendola poi con gli abitanti, con persone che partecipano a questi cantieri aperti, è l'utilizzo di architetture leggere. Tecnicamente è un'architettura a tempo determinato, che per ciò non significa che sia per questo una cosa che deve scadere o perdere di senso, ma che invece è uno strumento, per come la intendiamo noi, per testare degli usi possibili, per mettere in campo una serie di progettualità e verificarne in corsa l'effettivo funzionamento. Lavorare con l'architettura come strumento di indagine attraverso forme che possono toccare tangenzialmente altre sfere professionali, vedi la narrativa, quindi la comunicazione. Questo racconto rimane e va ad arricchire quel valore che va ben oltre la connotazione di breve durata dell'architettura temporanea. Su
principale per noi differenziare i cantieri di costruzione, che sono principalmente divisi in cantiere di costruzione e cantiere didattico di costruzione. Mentre nel cantiere di costruzione magari sono richieste competenze magari più approfondite rispetto al materiale o agli attrezzi, sono cantieri didattici di costruzione che invece possono prevedere all'interno una sperimentalità diversa. Facciamo un inizio di formazione, un graduale inserimento all'utilizzo degli attrezzi a seconda della loro difficoltà d'uso, per portare tutti e tutte i partecipanti al fine del laboratorio ad avere una competenza minima di utilizzo delle attrezzature. L'Italia che cambia è sicuramente un'Italia che riesce a definire quali sono i problemi o le condizioni nel quale investire nel cambiamento. Che la partecipazione sia strumento di coinvolgimento e non stampella per una politica zoppa. E che il cambiamento sia fatto in maniera veduta, che non lasci indietro alcuni, con coscienza e con sensibilità, e si spera anche insieme. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.